Magnifico rettore, autorità presenti, docenti, mi piacerebbe dire anche studenti, però mi pare che in quest'aula, purtroppo, a parte me e qualche altra persona sparuta, non ce ne siano studenti. Io volevo portare oggi il saluto degli studenti di questa università, ma mi pare proprio di non poterlo fare. Mi pare di non poterlo fare perché mi sono trovato questa mattina all'interno di un'università blindata, di un'università che nemmeno probabilmente è blindata come il G8 di Genova, di un'università in cui gli studenti, per entrare a vedere, dopo aver ricevuto l'invito, l'inaugurazione dell'anno accademica, devono essere identificati nome, cognome e documento. Questa è l'università che abbiamo visto oggi, quando siamo arrivati qui. Cordoni di polizia e di carabinieri all'interno dell'università pubblica di Parma. Nell'università in cui io sono stato rappresentante e nella quale continuerò a studiare, non vorrei vedere una cosa di questo tipo. Io vorrei vedere degli studenti che con il rettore, che con l'università possono parlare. Io vorrei vedere un governo o chi lo rappresenta venire in università non per parlare solo e unicamente con i docenti o con chi li governa. Vorrei vedere un governo venire in questa università, in tutte le università d'Italia, per parlare con gli studenti, per rispondere a quelle che sono le domande che gli studenti fanno. Le domande che gli studenti nell'ultima settimana hanno portato per due volte in piazza e alle quali non ricevono e non riceveranno risposte. In una situazione in cui l'università è tragica, l'università non si tiene più in piedi, non riesce più ad andare avanti, noi ci troviamo a festeggiare, non ho capito cosa, all'inizio di questo anno accademico. Io sono stato per 3 anni Presidente del Consiglio Studenti di questa università. Ho visto l'evoluzione degli ultimi 3 anni dell'Ateneo e dell'università in generale in Italia. Credevo avessimo toccato il fondo quando ho visto i tagli della legge 133. Dopodiché, però, ho visto un governo anche che modificava tutta la regolamentazione sulle tasse universitarie, che chiedeva agli studenti di pagare quello che invece il governo non aveva in mente di sostenere, l'università pubblica. Credevo avessimo toccato il fondo quando ho letto del fondo per il merito, dei prestiti d'onore, e invece ho visto poi ancora continuare su una riforma del diritto allo studio inesistente ed inutile. Ho visto continuare la debacle quando ho visto una tassa regionale per il diritto allo studio che chiede agli studenti stessi di pagare il diritto allo studio. Credevo avessimo toccato il fondo quando ho visto l'apertura ai privati dei CDA, degli Atenei, dell'Università Pubblica Italiana. Dopodiché mi sono accorto quest'anno dei finanziamenti per le università private in aumento e dei finanziamenti per le università pubbliche che rimangono uguali o diminuiscono. Mi sono reso conto che in 3 anni, purtroppo, all'interno di questa università, la situazione non è andata altro che peggiorando, anche cambiando governo, anche cambiando le persone a cui dovremmo fare riferimento. Mentre all'interno di questo Paese c'è una richiesta di democrazia forte, che viene dal basso, che chiede un cambiamento, questo cambiamento non c'è stato. Non c'è stato nel Paese, come non c'è stato all'interno di questa università. Perché democrazia significa anche rinnovare tutti gli organi di governo dell'università e rinnovare il governo dell'università. Democrazia vuol dire anche, dopo un po', fermare delle proroghe continue ed immotivate. Democrazia significa consentire agli studenti e a tutta la comunità accademica di parlare all'interno degli organi e di avere un peso all'interno degli organi reale, di portare le proprie rivendicazioni. Democrazia significa che all'interno dell'Ateneo i professori non cercano di giocare con la rappresentanza studentesca per i loro interessi. Democrazia significa rivendicare fortemente l'autonomia della rappresentanza studentesca, della rappresentanza delle fasce più deboli di questa università. L'autonomia della rappresentanza studentesca in questi anni è stata alla base della possibilità di unire tutte quelle forze che all'interno dell'università chiedevano un cambiamento. E noi non possiamo buttare via questa forza. La forza di tutte le categorie che nell'università vivono, tutte le categorie che fanno crescere l'università, che sanno, perché la vivono, quando è il momento forse di fare un passo in più, di cominciare a cambiare qualcosa.
Vogliamo forse, se vogliamo veramente che in questa università, in tutte le università italiane, ci sia un vero saluto degli studenti, ci siano degli studenti contenti dell'inizio dell'anno accademico, allora forse dobbiamo fare qualcos'altro. Forse dobbiamo cominciare a chiederci qual è il motore dello sviluppo del nostro paese, se vogliamo veramente lo sviluppo. Forse dobbiamo cominciare a crederci come usciamo dalla crisi se non finanziamo l'università e la ricerca pubbliche. Forse dobbiamo cominciare a chiederci chi sono i giovani a cui, almeno a parole, cerchiamo ogni volta di far riferimento, ma di cui a quanto pare non ci interessiamo mai. Grazie. Ringrazio. Ringrazio il signor Scucimar per l'intervento che ha fatto e per la bella dimostrazione che ha dato di come l'università sia un luogo libero, più di tutti gli altri, nel quale tutti possono parlare, tutti possono esprimere le proprie opinioni e esprimere il peso, appunto, che riescono ad avere e che possono avere. Gli studenti sono la parte più importante della nostra università, sono le persone a cui dedichiamo il nostro lavoro e credo proprio che questa presenza che lui ha fatto sia rilevante e che sia anche il fatto però di essere venuto qui anche la testimonianza della condivisione di quel legame, di quel patto che è alla base di ogni convivenza e di ogni società, condivisione degli stessi valori, condivisione comunque pur nella differenza degli obiettivi. Ringrazio Scucimara di essere venuto a parlare qua, non da un'altra parte, quindi a riconoscere che questo è l'inizio di un anno accademico. Non si festeggia l'inizio dell'anno accademico, ma l'anno accademico è il luogo nel quale vengono indicate delle linee politiche, come ho fatto nel mio intervento, e quindi è una condivisione in ogni caso di un momento di legame che abbiamo tra di noi. E comunque questo in fondo è anche il bello dell'università, il fatto di avere stimoli diversi, di avere sollecitazioni diverse, con opinioni anche fortemente differenziate. Detto questo, passo la parola allo speaker.